Buonasera, buonasera, eccoci tornati, eccoci. Allora, la vedete stasera? La vedete? Ecco, stasera siamo tornati con Lilith Cosplay, Sonia Pinciaroli, però siamo dall'universo di Star Wars. Quindi, anzi, facciamola vedere bene, Sonia, ecco, con le sue spade. Allora, stasera lei è Ahsoka Tano. Dall'universo di Star Wars, adesso lei ci parlerà di questo personaggio, appunto, che è un personaggio piuttosto iconico dall'universo di Star Wars. Allora, adesso siamo quasi pronti. Allora, Sonia, allora, stasera parleremo di questo cosplay che credo che sia uno dei tuoi preferiti, uno dei tuoi personaggi preferiti. Appunto dall'universo di Star Wars, però parlaci un po' meglio brevemente, però, la storia di questo personaggio, di chi rappresenta, chi, diciamo, le sue origini. Poi non credo che sia umana lei, perché visto il colore, ecco. Quindi parlaci pure di questo personaggio, che volevo far vedere già qualche immagine, appunto, del personaggio, perché il personaggio nasce da una serie animata che si chiama Clone Wars. Appunto, giusto, Clone Wars, Star Wars, che è dall'universo di Star Wars, appunto, però Clone Wars. Adesso vediamo anche un'altra immagine. Ok, allora, parlaci pure di questo personaggio, e poi parleremo invece di come hai realizzato tu questo cosplay, a modo tuo, però che è uscito, direi, bene. Certo. Allora, intanto ciao a tutti. Non ho fatto in tempo a salutarvi all'inizio perché ero impegnata a tenere le spade laser. Intanto, vabbè, sono stracontenta di essere qui di nuovo dopo tanto. Vi parlo innanzitutto del personaggio. Vi dico appunto per chi non sa di che cosa stiamo parlando, che personaggio è. Ahsoka Tano è un personaggio di Clone Wars, la serie animata di Star Wars, ed è la Padawan, quindi la allieva di Anakin Skywalker. Perciò, ovviamente non farò nessuno spoiler, queste sono cose che si sapevano già, si sanno già, insomma. Lei è una di razza Togruta, si chiama, la sua razza aliena, diciamo, ed è appunto un personaggio che appare nella serie animata. Come vedete, è apparsa innanzitutto nel cartone animato. E beh, che altro dire? Potrei parlare di come si chiamano il suo, diciamo, la roba che ha sulla testa, che non è un casco, perché tanti mi dicono: guarda che bel casco, tipo copricapo. In realtà sono i suoi Leku. Si chiamano Leku. Questi qui in basso, mentre questi cornetti qua in alto si chiamano Montrals. E praticamente è una razza un po' simile a quella che vediamo spesso magari nel palazzo di Jabba, nel palazzo di Jabba dove ci sono queste schiave che hanno quella specie di codini tipo tentacoli che si chiamano anche quelli Leku, perché sono com tipo come questi, solo che questa razza li ha con una forma diversa, diciamo. Ecco, Che poi ha intanto questo per colore capire. diverso dal solito, perché appunto è arancione, anche un colore che Sì. si ricorda, è un colore particolare, ecco, Esatto, ma non. loro i Twi'lek si chiamano, quella razza, hanno tanti colori di pelle diversa. Mentre i Togruta sono tutti quanti più o meno di questo colore, con la pelle arancione, i motivi sulla pelle bianchi e i Leku bianchi con tutte le striature di solito azzurre o blu. Ah, ho capito. E Ahsoka Tano è, come vedete, una Jedi perché impugna le spade laser. E lei Oddio, è no, non infatti. faccio spoiler. No, infatti. Lei è una Jedi all'inizio della serie di Clone Wars e, come vediamo, impugna le spade. Nessuno spoiler, quindi mi Nessuno raccomando, spoiler, che non è così giustamente. Eh sì, infatti. importante. Volevo vedere anche un'altra foto un po' specifica, che questa invece non è un cartone animato, ma è un film live action comunque, cioè un'attrice vera. Si chiama Rosario Dawson, l'attrice, giusto? E l'ha interpretata nella serie, anche questa è una serie, giusto? Sì, The Mandalorian, giusto? esatto. Praticamente in The Mandalorian vediamo Rosario Dawson interpretare Ahsoka
in una timeline diversa, ma comunque concatenata agli eventi che le sono successi in passato e che devono ancora succedere. Quindi è la stessa Ahsoka Tano, soltanto riportata in live action, quindi un po' diversa. La mia versione è Ahsoka Tano di Clone Wars stagione 7, quindi l'ultima stagione. All'ultima stagione, ok. Allora, sì. Volevo fare i primi saluti a Luca Veronesi. Ciao, Luca. Ciao. DJ Bane, che la forza sia con voi, by from DJ Bane, certo. Grazie. Tra l'altro faccio una piccolissima anticipazione. DJ Bane, forse lo rivedremo ancora fra poco, ecco, quindi. E lui appunto è Bane in versione DJ. Poi ci saluta Andrea Chop Giacone, fotografo. Ciao Andrea, ciao. Grazie che ci segui, stai seguendo anche stasera. Ci saluta Chiara Pederzani. Ciao, ciao, ciao Chiara. E anche lui, come non salutarlo, Antonio De Palma, che ci segue sempre, segue tutte le rubriche, segue tutto lui. Rubrica del Giappone, rubrica della musica nerd, quindi grazie, follower numero uno. Veramente, continua così che... Vedo che apprezzi i contenuti. Allora... Sì, poi c'è anche l'action figure, questa qui, no? Che praticamente ecco, è l'action figure che hanno creato Sideshow Hot Toys, mi sembra. Ecco. Bellissima. Ed è, diciamo, una delle principali reference che ho preso per farla, perché comunque loro l'hanno creata così, diciamo, un po' antropomorfa, non tanto cartoon, ma più con delle sembianze più realistiche, quindi mi sembrava giusto prendere più da quella che non dalla versione cartone animato, ecco. Certo, essendo così ti ritraeva di più, ti assomigliava di più, ecco. Esatto. Essendo la versione... ci ha raggiunto anche Noctis Lucis, di saluta. Ciao! Ciao, con la sua birrozza, ci saluta. E ci ha raggiunto anche Enrico Pava. Ciao Enrico, buonasera. Ciao. Grazie anche tu di essere qui. Volevo ricordare che questa live è in onda sia sulla pagina Facebook di Duit Nerd, sia in contemporanea sul canale YouTube di Lil Cosplay, di Sonia Pinciaroli. Perché appunto queste sono delle live in collaborazione con Sonia per parlare di tutti i suoi lavori, i suoi appunto, i suoi lavori, i suoi tutorial nerd, che comunque il mondo, l'universo è quello, però diciamo noi siamo, facciamo come delle sintesi, prendiamo degli estratti dei video che ci sono completi sul canale invece. Esatto. Sul canale ci sono i video completi, adesso ne vedremo i dettagli in foto, mm-hmm. Però volevo ricordare che sul suo canale, appunto come aveva fatto, come vedevamo prima, il canale Lily Cosplay, sul suo canale ci sono i video completi. Questo, per esempio, è il tutorial di come sono stati realizzati i leccu, ci sono anche i PDF dei patterns, ecco, e anche questo appunto spiega, e ci sono i video completi sul suo canale, ecco. Noi appunto facciamo degli estratti di informazioni. Sì. Ciao Gennaro, anche a te, buonasera, che grazie anche a te che ci sei sempre, quindi ciao. Tutte le persone che ci sono sempre, le ringrazio tantissimo, veramente, perché ci supportano. Allora, andiamo avanti. Abbiamo parlato brevemente del personaggio, appunto, che nasce da un cartone animato, comunque ispirato all'universo di Star Wars. Però, cosa rappresenta per te, in particolare, Sonia, questo personaggio? Cioè, dato che credo che sia uno dei tuoi cosplay preferiti, questo, uno dei tuoi personaggi preferiti, se non adesso ce lo confermerai tu, sì. Cos'è che ti piace di più? La sua storia, la sua personalità? Sì, allora, questo è uno dei personaggi che mi piace di più in assoluto, per tanti motivi in realtà. Prettamente, diciamo, anche di carattere costruttivo, non so come dire. Praticamente mi ha dato molta soddisfazione, perché quando ho creato questi leccu era una cosa creata molto di getto, molto così, diciamo, a sentimento, come si dice. E poi alla fine si è rivelato, diciamo, un bel successo, perché a parte essere venuti molto bene, che mi piacciono un sacco come sono venuti fuori, nonostante ho usato materiali super semplici come l'Eva Foam,
E poi ha riscosso un grande successo anche il fatto che di questi pattern ne vendo tanti, tanti al mese, al giorno, in giro per il mondo sul mio negozio. Quindi è, diciamo, uno dei miei personaggi preferiti anche per questo, perché mi ha portato ad avere un seguito più alto, ecco. E inoltre perché è comunque un personaggio molto bello, anzi, secondo me, è uno dei più belli in assoluto di tutto l'universo di Star Wars, proprio per come è stato costruito caratterialmente, come è stato costruito il suo design e tutti, insomma, tutte le scelte che fa lei nella sua vita e tutti i comportamenti che ha. È un personaggio scritto davvero, davvero molto bene e infatti io mi ci sono affezionata non subitissimo, diciamo. Perché Ahsoka è risaputo che all'inizio dei primi episodi è un po' una rompipalle, però diciamo che poi ti affezioni tantissimo a questo personaggio e poi credo sia bellissima. È un alieno, ma allo stesso tempo è bellissima, cioè è super bella, non lo so. Beh sì, è una bella rappresentante, confusando una donna, una bella Ed donna è anche, anche molto forte. è anche molto forte, Quindi è un personaggio che sicuramente ti ha conquistato. Allora, iniziamo a vedere alcune foto che fanno vedere, sono molto interessanti. Adesso guardatele bene perché vi faccio vedere queste foto che fanno vedere le varie fasi si parla in questo caso del trucco facciale, ecco, di come è realizzato da zero fino poi arrivare quando hai indossato i lecku, ecco. Poi vedremo anche come era realizzato i lecku, i lecku, giusto, ecco, perché sono questo, non è un casco, ma sono, ecco. Quindi volevo vedere queste foto, fammi vedere te, che questa sembra una foto semplice perché ti si vede solo con una cuffietta, però si parte da qua per poi andare avanti, che man mano, qua hai coperto le sopracciglia, quindi... Sì, allora, nella prima foto avevo soltanto appunto la cuffia e le lenti da contatto, perché vabbè, è la prima cosa che metto. Qua mi sono coperta le sopracciglia, appunto, usando colla stick e fondotinta, nulla di più, nulla di meno. Quindi non è neanche tanto difficile, diciamo, da fare No, questa fase, assolutamente. questa fase. Andando avanti, qua ha incominciato col trucco, con i suoi trucco, diciamo, facciale, la pittura facciale. Sì. E Ecco. ho Per fatto solo andare... le Le parti bianche, sì. parti bianche. Per andare avanti, qua invece c'è servito la pittura proprio di tutta la faccia, sì, non solo le parti Sì, bianche, ma... cioè sono andata intorno alle parti bianche con l'arancione per sistemare un po' le imperfezioni e ho dato tutto il fondo di base. Ok, per andare avanti, poi qua, ecco, qua ci sono, cambia qualcosa negli occhi, giusto? Sì, in pratica ho aggiunto le ombreggiature scure sugli occhi e non so se le ho aggiunte anche sul resto della faccia, ma penso di sì, perché sì. In foto non si vede benissimo, però ho fatto anche tutto il contouring tipo sul naso, sul mento, per fare in modo che la faccia non sembrasse piatta, perché un conto è farla tutta arancione, però comunque per far risaltare le ombreggiature o comunque i tratti caratteriali della faccia, ho dovuto aggiungere delle ombre più scure in alcuni punti. Infatti, perché c'è anche un lavoro di contouring, ecco, si Esatto, vede un po', contouring. sì, contouring, sì. E per andare avanti, qua, oltre ad avere la divisa, perché qua ti sei anche indossata la divisa, qua diciamo che è quasi, ci siamo Sì, qui quasi, no? ho messo il rossetto in più rispetto a prima, vabbè, la maglietta, e, ho messo le ciglia finte e l'eyeliner. E le ciglia finte sono una cosa che io consiglio tantissimo quando si fanno dei personaggi così, soprattutto Ahsoka, a parte perché lei ha gli occhi giganteschi e le ciglia finte aiutano tantissimo a ingrandirgli gli occhi Far e poi sembrare più perché grande, sì. appunto è un personaggio di un cartone, quindi deve essere molto stilizzato e molto esagerato. Quindi le Anzi, ciglia la tua versione, finte. come dicevi, è già quella più umanoide, però la versione originaria è Però anche comunque è molto... presa dal cartone, sì. è presa dal cartone. Fino ad arrivare poi al risultato finale, è questo, ecco che... Sì, esatto, che ho messo i Appunto. lecku e Hai messo i basta. lecchi.
E vediamole tutte insieme. Ecco, qua ci sono tutte le varie fasi insieme. Vorrei vedere. Questa foto è molto interessante perché fa vedere tutte le foto che abbiamo visto prima e fa vedere tutte in successione, una composizione unica. Quindi, cioè, e per fare tutta questa, cioè dalla prima all'ultima foto, diciamo, indicativamente ti ricordi quanto tempo è passato, più o meno, per Beh, fare. dipende, cioè, allora, per fare tipo il trucco che ho adesso, che è praticamente solo la faccia e il collo, ci ho messo un'ora, però sulla foto che vedete lì io mi ero preparata proprio per andare in fiera a San Marino e quindi ci ho messo quasi 2 ore, perché poi ho dipinto anche le braccia con lo stesso body paint che ho usato per la faccia e anche le mani, le dita, quindi ci ho messo Certo. diverso tempo in più. Infatti, sì, appunto, come vedete, ho utilizzato il body paint per dipingermi le braccia e anche la faccia, è lo stesso. E, la marca, se qualcuno è interessato, è Diamond FX ed è però a base d'acqua. Quindi bisogna stare attenti col sudore, con la pioggia, cola. Quindi è sconsigliato, diciamo, d'estate D'estate, utilizzarlo. sì. Adesso è secco, se io lo tocco non. Perché si secca comunque, però a base d'acqua, quindi con l'acqua si scioglie, quindi niente sudore. E volevo appunto dire anche che noi stasera abbiamo avuto l'idea che Sonia poteva truccarsi in diretta, però abbiamo deciso alla fine invece di farlo vedere con le foto, perché sennò ci sarebbe voluto molto tempo, appunto. Sì, perché sarebbe appunto stato figo fare una diretta mentre mi truccavo così spiegavo tutto, però a parte che mentre ti trucchi magari se ti fermi anche a parlare ci metti ancora di più, quindi alla Esatto. fine sarebbe venuta fuori una diretta di 3 ore, non penso che l'avrebbero seguita. Eh sì. Allora, ci saluta anche Tommaso Balocchi. Ciao Tommaso, Ciao. anche a te, buonasera. Allora, abbiamo visto tutte queste varie fasi della creazione, qua si sta parlando della creazione della pittura facciale, del colore. Ah, ti saluta anche, è arrivato Matkovic Tomislav, lo conosci? Penso che sia qualcuno che mi segue su Instagram, Ah. però non mi ricordo tutti i nomi. Comunque, ciao. Ok, ti stanno salutando dal tuo canale YouTube. Ecco, il Ah. tuo canale YouTube. Sì, sicuramente, perché arrivano da YouTube questi Ottimo. commenti. Allora, se avete qualche domanda, fatele pure, che siamo qua apposta anche per spiegare più particolari, se ci sono, perché giustamente sono anche tanti particolari, dettagli. Quindi, allora, la domanda appunto che ti faccio adesso, andando avanti. Come sei riuscito a diventare avvocatano e quanto lavoro c'è dietro al cosplay? Allora, il lavoro del trucco l'abbiamo visto adesso e già, da quanto hai detto, ci vuole 2 ore, dall'inizio alla Sì, fine, per con calma. pitturare tutto, anche il corpo. Però, oltre a quello, poi, tra l'altro, volevo vedere alcune foto di San Marino, giusto queste, Sì. molto belle. Qua ti vediamo con il tuo amico Rancor, che Rancor, alcune, non Ahsoka, però alcuni personaggi simili di quelli che dicevi che avevano, se li mangiava anche alcune schiave, mi sembra, erano, si Probabile. vede in qualche vecchio Star Wars, si vede che, voglio dire, erano, mi ricordo qualche scena che mi aveva un po' impressionato quando ero piccolo, no? Di queste personaggi così. E qua ti vediamo appunto a figura intera, anche con tutta la divisa. Per vedere anche la foto che c'è dietro, ecco, questa è la foto che c'è anche sullo sfondo, così ti vediamo. Qua eri sempre a San Marino, Sì. giusto? Ecco, dove hai portato questo cosplay per intero, proprio tutto truccata, con tutto il corpo. Allora, andando avanti, possiamo iniziare a vedere come è realizzato il lecco, Sì, giusto? Ecco, che poi ecco. è il pezzo forte del personaggio, Eh sì, perché è il pezzo forte anche perché tanti lo trovano anche il pezzo più complicato, in effetti è vero, perché comunque, a parte che in realtà no, per il pezzo più complicato secondo me è il make-up, più che altro perché va rifatto sempre, tutte le volte, questi li fai e basta, però comunque la forma è complessa da realizzare e infatti.
dopo averli realizzati ho deciso di metterli in vendita. Tra l'altro, ne approfitto per dirvi che ci sono gli sconti nel mio negozio. E allora, però, appunto, io dicevo prima, Avuto non molto sono partita. successo, hai avuto Sì, sì. molti acquirenti. Sì, molti. Appunto, io dicevo all'inizio, li ho fatti proprio di getto. Infatti, come vedete, io sono partita da una roba molto, molto grezza. Ho iniziato a fare praticamente la sagoma in cartone, della parte, diciamo, che doveva essere più sporgente. E poi dopo ho iniziato a riempire questa sagoma che mi serviva da struttura con dell'alluminio, che è molto utile quando si fanno delle sculture di questo tipo, perché questa non è una scultura che deve diventare bellissima, perché a me serviva questo solo come forma per poi andare a crearci sopra il pattern. Quindi alla fine, utilizzando appunto la carta stagnola, aggiungendo volumi dove serviva, sono arrivata poi ad avere, diciamo, una forma piano piano sempre più definita. Ovviamente sto usando una base che è tipo una specie di manichino fatto con lo scotch di carta. Non mi soffermo a dire come l'ho fatto quello, perché ci sono tanti tutorial su YouTube che spiegano come fare manichini con lo scotch di carta, o comunque con lo scotch in generale, come vedete. E questa è, diciamo, la forma un po' finale che ho fatto, e ne ho fatta solo metà, solo una parte, perché comunque io volevo fare il pattern asimmetrico, quindi ho detto mi conviene prendere solo o la destra o la sinistra di forma. E comunque guardavo sempre costantemente delle reference che mi facevano davanti, in parte e per dietro, la forma dei Leku di Ahsoka. Guardavo sempre un'immagine mentre scolpivo. Ok, poi andando E avanti si vede che qua invece hai ecco. messo, hai cominciato a mettere anche un po' di, cos'è quello, Di cellophane, cellophane. sì? Sì, questo è il dietro, no? Come vedete, il dietro è proprio diviso a metà. Qui si vede proprio bene la divisione a metà, no? Perché appunto prendere il pattern solo di metà. Quindi ho aggiunto il cellophane perché poi dovevo ricoprire tutto con lo scotch. Per prendere i pattern ho ricoperto tutto quanto di cellophane e poi con lo scotch. Ok, andando avanti si cominciano a vedere queste parti, appunto, queste dice hai ricoperto Ti tutto con sei questo scotch. frizzato? Ah, mi sono frizzato? Sì, adesso no. Ah, no, adesso no, ok. Ok, perfetto. Andando avanti hai ricoperto con questo, questo è lo scotch rosso che dicevi, Sì, o... esatto, lo scotch è questo qui. Ho utilizzato uno scotch rosso perché avevo lo scotch rosso. Ok, non c'è un Tanto perché. serviva come materiale, non è che era il colore finale questo, era solo No, no, come potevo anche usare base. lo scotch di carta volendo, l'importante è Infatti. ricoprire tutto con lo scotch. E qua si vede, Ecco. andando avanti, si vede proprio che hai ricoperto tutto e sono lavori alla Sonia, cioè nel senso, lavori Esatto. che stanno, stai lì, cioè devi dedicarci tanto tempo, non... E quindi andando avanti, ecco qua si vede che incominci a fare dei riferimenti, anche delle lettere, giusto? Questi Sì. riferimenti, spiega un po' per chi ci sta guardando cosa servono questi riferimenti. Sì, praticamente, beh, c'è cioè il video, il tutorial che trovate nel mio canale YouTube lo spiega proprio bene, 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 in completo. Io posso dirvi che appunto questi riferimenti mi servono per tagliarli, quindi sulla riga io lungo la riga li taglio, poi quei segnetti che fanno tipo da cucitura sono appunto per riuscire a ricomporli dopo nel modo giusto, diciamo, mi servono un po' come guida, ecco. Le lettere è perché altrimenti se io tipo divido i pattern, faccio un puzzle, dopo non so più come rimetterli a posto perché non è facile capire da tutte le forme, cioè quelle forme lì tagliate non hanno più assolutamente senso quando le appiattisci, sembrano tutte forme senza senso così. Quindi Sembrano le tutte lettere mi uguali, servono, esatto, beh, uguali no, però molto però simili si comunque. somigliano. E ti confondi, quindi le lettere le ho messe proprio perché dico, ok, qui vedo la I, qui c'è un'altra I, vuol dire che vanno insieme, è molto più facile così. Anzi, è
necessario Anzi, non solo, sono poi. anche delle istruzioni che tu usi per i patterns, per le persone che poi scelgono anche di acquistare i tuoi pattern Sì. perché hanno un riferimento, perché tu dai anche proprio le istruzioni, perché non è che puoi vendere solo il disegno così, devi vendere proprio il disegno con scritto come farlo, ecco. Come il Sì. Lego, diciamo, no? Come, Diciamo di ecco, sì. una cosa che più o meno. E qua vediamo quando l'hai tagliati, giusto? Sì, qua l'ho semplicemente, ho tolto praticamente lo strato che avevo fatto di cellophane e di scotch. Il cellophane praticamente mi serviva per estrarre lo scotch senza che ci, si appiccicasse. Quindi adesso praticamente è diventato una specie di foglio. L'ho tolto appunto dalla mia scultura di alluminio e poi tagliandoli appunto vengono fuori tutte queste forme. E queste Che sono tutte le sembrano appunto forme. forme abbastanza senza senso in realtà. Sembrano però quando vengono composte il risultato poi. No, sembra, cioè, più che altro vedendo una cosa così, immaginando che poi diventa quello che tu hai in testa, cioè non sembrerebbe, ecco, voglio dire, che Infatti. diventa. Perché sembrano delle cose proprio piatte, un po' così, Eh molto sì. più insulse a vederle così, cioè almeno l'impressione che ho io Sembra. vedendole. E questo secondo me è il bello, no? Perché vedi ste forme e diceva, vabbè, ma che forme sono quelle? Poi le metti insieme e ti viene fuori tipo qualcosa di assurdo. Infatti, e qua vediamo, infatti, qua cosa hai fatto tu poi? Hai quelle forme, le hai, come dire, trasferite sul foam, giusto? Sì, le ho ricalcate Lo praticamente, ricalcate. mettendoci tutti i segni, tutte le lettere sul E da foam. lì. Di spessore 2 mm, però attenzione, non ho usato il 5 che si usa di solito perché il 2 mm va bene per i Lecco, perché se lo fai con quello da 5 è troppo grosso, non riesci a piegarlo bene e diventano troppo duri. Ok, e poi andando avanti, qua li vediamo composti proprio, questi pezzi composti, e vabbè, adesso la forma si vede, però ovviamente non c'è ancora il colore sulla forma composta. Qua vediamo un altro dettaglio della parte sopra, e qua lo vediamo anche qua, composto tutto e anche appoggiato, che sta anche in piedi, da quanto ho Sì, capito, hai c'è da detto anche da dire una solo. cosa. Tra questa e l'immagine di prima c'è differenza, perché l'immagine di prima sono i Lecco che ho fatto come prototipo, quindi i primi Sì. Lecco che ho fatto. Quindi ho dovuto aggiustarli. Non erano proprio corretti. Infatti, nell'immagine ancora prima di questa Ah, si vede questa, dici quella del dello prima, sì, scotch questa. intorno, dello scotch là, perché li avevo fatti troppo grossi e quindi li avevo sistemati dopo che avevo fatto i pattern, cioè praticamente sono andata a sistemarli lì al momento. Mentre la foto, quella lì, dei L'ultima che abbiamo pattern visto che questa, giusto? questi qui sono la forma appunto costruita dei pattern. Che sono in vendita sul mio negozio, che quindi è la versione, diciamo, aggiornata, tra virgolette. Giornata definitiva, ecco. Perché appunto ricorda pure dove sono. Allora, c'è il tutorial sul canale YouTube sul tuo canale YouTube c'è il tutorial che fa vedere tutte le fasi, cioè quello che noi stiamo spiegando. Lo trovate come video, proprio un video che dura anche un po' di minuti, no? E solo i pattern, però non faccio vedere quello il procedimento Fai prima. Sì, vedere come crei i pattern, ecco. E solo i invece pattern. i tuoi pattern si trovano su Etsy, Sì. sulla tua pagina Etsy, giusto? Esatto. Ecco, che servono per, ovviamente, i pattern sono solo, diciamo, è il PDF. Però con le misure, in modo che poi ognuno può, come dire, ricalcare sul suo foam e poi ricreare questo che vediamo. Ecco, quello è il pattern, ecco, il significato del pattern è quello. E qua volevo vedere, perché c'è anche un'altra immagine, ecco, qua invece incominci a fare che cosa? Allora, qui sto mettendo il fondo per la pittura, perché appunto il foam ha bisogno di un fondo prima di essere pitturato con gli acrilici, perché altrimenti la pittura si crepa o comunque
non ha una superficie molto liscia il foam, è molto poroso. Quindi qui appunto per rendere la superficie molto liscia utilizzo il primer. Ho applicato 3 strati. Di solito ne applico strati. sempre tre. Beh, sono anche un bel po' di strati, sì. Sì. Se avete qualche domanda, fate pure, se c'è qualche curiosità, perché ovviamente le fasi sono tanti, i passaggi sono tanti, non li stiamo sintetizzando. Queste sono ore di lavoro, ovviamente sintetizzate in pochi minuti. E qua lo vediamo, che l'hai, cosa hai fatto? Hai messo il lecco sopra la testa per avere anche un riferimento, no? Ecco, perché fino a prima Sì, non era, sì. è più facile anche lavorarlo. Ce l'avevo messo sulla testina perché, appunto, quando lavori tipo un elmo, una maschera o una cosa così, è più comodo metterla sulla testina, un po' come quando lavori con le parrucche, che le metti sulla testina per lavorarci meglio. Stessa cosa qui con i È lecco, come fanno anche un po' i preferisco. parrucchieri che mettono Sì, mettono i capelli esatto. su una testa, non è che, infatti, se lo fanno anche così, anche i parrucchieri so che quando imparano fanno anche così. E qua invece è perché è diventato bianco, perché praticamente tu cosa hai fatto qua? Qua ho messo, dopo aver messo il fondo, appunto, i 3 strati di fondo, ho applicato prima uno strato di fondo, di acrilico bianco con la bomboletta. Solo che la bomboletta che ho io, che è la marca Rust-Oleum, di solito quella marca lì si trovano tutte che sono molto lucide le pitture. È un'ottima marca da usare come base perché in realtà è quasi un primer. Quindi va ad aggiungersi al primer facendo la superficie ancora più liscia. E poi ti fa uno strato che è super flessibile, cioè se tu lo pieghi non fa neanche una crepa. Quindi ho fatto prima uno strato di quello e poi con l'acrilico bianco ci sono andata sopra di nuovo per togliere via il lucido della bomboletta, perché comunque gli acrilici, al contrario delle bombolette, almeno quelle che uso io, sono opacizzano tantissimo quando si asciugano gli acrilici, diventano proprio opachi. Quindi ho utilizzato anche l'acrilico bianco, ho fatto tutto il fondo Si e vedono anche che hai fatto le forme che quelle poi diventano blu, quelle che, cioè blu, sì. quasi un blu scuro, quasi nero, che sono questi. Perché questa sarebbe adesso, proprio una parte della sua testa, no? Non è che è un giusto? Sì, sono tipo, cioè a me fa brutto dire così perché boh, mi fa brutto, però ci cioè, sono tipo dei tentacoli, Dei tentacoli, ecco, sì. non delle corna, perché non sono duri, cioè quando vedi nel cartone sono della stessa consistenza, sembra tipo dei tentacoli, secondo me. Infatti, sì, appunto, fa parte. Allora, ci sono due. C'è una domanda di Andrea Chobjacon. Allora, il disegno tribale bianco sul viso lo fai in mano libera oppure ti aiuti con qualche oggetto particolare? Questa è una bella domanda perché i disegni sul viso sono fatti con uno stencil. Praticamente io me lo sono fatta da solo sto stencil che consiste in un foglio bianco di cartoncino semplicissimo e poi sia davanti che dietro ci ho messo tutto lo scotch trasparente perché così diventa impermeabile la carta. E in pratica ci ho fatto lo stencil appunto di tutta la forma, sia del rombo e sia di questa parte qui e del sopracciglio. Praticamente io vado ad applicare questo stencil di carta che però è impermeabile, quindi se io il colore bianco lo diluisco con l'acqua la carta non si rovina, lo appoggio e passo col pennello diciamo nelle parti per riempire. Dopo, ovviamente, lo stencil non è che viene fuori perfetto perché comunque non è semplice, insomma. Quindi, a parte metterci lo stencil, dopo comunque vado a sistemare un po' tutti i bordi. Però lo stencil mi serve perché uno mi dice, vabbè, ma allora perché non lo fai a mano libera? Però con lo stencil cioè, riesci a farlo venire fuori simmetrico sia da una parte che dall'altra, cioè viene fuori uguale sia da una parte che dall'altra. Perché altrimenti se io faccio prima questo, no? Poi vado a fare quell'altro a mano libera. Devo stare lì a calcolare tipo quanto è lungo questa parte qua, quanto è lunga quella parte lì rispetto a questa. Ci metterei molto più tempo. Eh beh, certo, sicuramente, anche perché come dicevi prima, il trucco è una cosa che non è come
l'ecco che quali sono fatti e quali devi rifarlo tutte le volte, cioè, nel Sì. senso, non, quindi non è che puoi andare in giro così, Sarebbe bello quindi però andare in giro sarebbe così. bello, sì, e infatti. C'è Antonio De Palma che ti fa ancora i complimenti, il risultato finale è molto bello e ben fatto, eh sì, infatti. Grazie. Ti fa i complimenti anche Luca, Luke Giacobazzi, ciao Luca. Grazie. E Miriam Urbani, io voglio sapere... Ah, ecco, adesso, torniamo allora prima perché mi sa che Miriam ancora non c'era. Io voglio sapere come nascondi le sopracciglia. Allora, rivediamo allora la foto che vi ho fatto vedere all'inizio. Che allora, facciamo rivedere tutte le fasi che erano interessanti, così chi non l'ha Sì. viste. Allora, questa è l'inizio proprio che metti solo la cuffietta, ecco, un po' Sì. alla Federica Pellegrini, però arancione. Ecco, dopo questa fase, qua ti sei coperta le sopracciglia, giusto? Si Sì, vede, si vede. Ecco, esatto. Miriam ti ha chiesto come hai fatto a coprirle sopracciglia. Sì, allora, praticamente per coprire le sopracciglia ho utilizzato, vabbè, prima ho comunque guardato dei tutorial su YouTube. E il mio metodo che sono riuscita a trovare super efficace è prendere la colla stick, quella lì proprio classica, per Quella che si vede essere davanti, è magari. quella lì che si vede il tubetto, si vede un tubetto davanti, è quella? Ah, sì, è Dimmela vero, è proprio sotto, quella. è quella. Non Sì, mi ero accorta che infatti. si vede lì in foto. Proprio quello lì, che quello rosso è della Pritt, credo. Sì, quelli che trovi anche in cartoleria comunque, non Sì. serve niente di speciale o costoso. E io in pratica, avendo anche le sopracciglia lunghe e anche abbastanza folte, praticamente applico la colla stick in maniera circolare, cioè praticamente faccio un movimento circolare sulle sopracciglia, così, partendo da qui e andando fino a qui e dopo anche tornando indietro, perché magari tanta gente le spalma in questa maniera, la spalma, la colla così, no? Solo per sopra. Invece devi fare un movimento circolare perché così la colla va sia sotto che sopra tutti i peli delle sopracciglia, perché se la fai solo così la spalmi solo per davanti, per sopra, in superficie. Quindi, ruotando bene, poi cosa succede? Si spettinano tutte e viene fuori un po' tipo un grumo. Quindi utilizzo il pennellino, quello lì che c'è magari attaccato dietro alle matite per le sopracciglia, che praticamente è una specie di pennellino che serve per pettinarle. Io non so che problemi ha la gente per pettinarsi le sopracciglia prima di farsele, forse mi è sfuggito qualcosa. Comunque io quel pennellino lì lo uso proprio per stendere bene la colla e le sopracciglia verso l'alto. Così praticamente una volta che sono stese, ci passo la colla in questo verso, come avevo fatto, cioè prima avevo fatto così. Poi le spalmo così per raddrizzarle, appiattirle. Dopodiché col dito faccio anche un po' così per spalmare ancora meglio e togliere se ci sono tipo dei grumetti di colla. Quindi ora aspetto che la colla si asciuga e una volta che la colla è asciutta, applico semplicemente del fondotinta molto molto chiaro, il più chiaro che ho, quello che uso di solito. Ne metto tipo tantissimo sulle sopracciglia e poi lo tampono con la spugnetta. E questa cosa serve per coprirle, si coprono benissimo, però la cosa che poi fa il lavoro finale del tutto, diciamo, che altrimenti no, non si coprono perfettamente, è perché il body paint che utilizzo è anche questo stracoprente. Quindi praticamente alla fine, se magari rimane qualche buchetto di sopracciglia che si vede un pochino o altro, in ogni caso, questo qui, questo body paint, copre comunque tantissimo. E quindi alla fine il risultato è che io sembra che proprio non ce le abbia per niente. Poi, ovviamente, se guardi da vicino, adesso qui in camera no, ma se guardi da vicino per davvero, si vedono tipo un po' le righette, ma è normale dopo tutto perché ci sono le sopracciglia sotto, non è che puoi Vede qualcosa, radertele. però certo non Però è... comunque l'effetto è che tipo proprio sembra che non ci siano. Chiaro che poi ti rimane un po' un crostone, quindi se fai tipo così, se aggrotti un po' le sopracciglia, fai fatica perché rimane un po' spesso lo strato.
Ma in ogni caso, comunque, io direi che il metodo è ottimo, quindi Sì, il dai, risultato va bene, ci poi... Ah, c'è Miriam che dice, è la prima volta che sento una spiegazione fatta così bene, grazie. Eh beh sì, hai sta. Ma spiegato figurati, mi fa strapiacere spiegare perfettamente. queste robe. Allora, ecco, dato che abbiamo visto le prime due foto, andiamo avanti rapidamente a rivederle, così per chi non le ha viste. Qua incominci a fare la pittura facciale bianca, appunto, pittura facciale, poi andando avanti la pittura facciale arancione, che poi è la base di tutto, che poi quella quando è completo la fai anche tutte le braccia e tutto. Addirittura cioè, ci sono delle cosplayer quelle che lo fanno anche a tutto ai piedi, alcune che la rappresentano, so alcune cosplayer ho visto alcune foto, però quello se uno deve essere coi piedi nudi in caso se... però... Ecco, ho visto alcune foto, ecco, alcuni shooting di alcune cosplayer, perché comunque il colore, quello è il colore della sua pelle, quindi, però comunque anche come ti trucchi tu, ovviamente poi avendo la divisa non si vede più niente, anche le mani e quindi si vede tutto. Qua andando avanti, ecco, hai fatto il contouring, giusto? Degli occhi, hai anche incominciato a E fare, anche la faccia. e anche la faccia, e qua hai incominciato anche... Ah, poi volevo notare che tu hai messo, giustamente metti la pittura facciale bianca anche sopra la cuffietta, cioè non è che, perché se no, se no sarebbe tagliata praticamente, quindi... Là dipende un po' dall'attaccatura dei capelli. Perché io lì era tipo una delle prime volte che facevo quel trucco, quindi la cuffietta l'ho abbassata abbastanza, cioè l'ho tenuta parecchio bassa e quindi ci sono andata un po' sopra, però poi in realtà dipende, perché se hai un'attaccatura dei capelli molto alta, magari la cuffia quasi neanche ti serve. Io la metto perché magari non voglio rischiare di sporcarmi i capelli col body paint, allora vabbè. Però la cuffia arancione è importante appunto se hai l'attaccatura dei capelli bassa. E io infatti tipo adesso l'ho messa, però stavolta tipo la cuffia non si vede nemmeno perché l'ho messa un po' più in alto. Io avendo l'attaccatura dei capelli molto alta non è che mi serva più di tanto. Poi comunque questa parte qui va a coprire un po' e perciò alla fine appunto dipende un po' da come hai i tuoi capelli, ecco. Poi ovviamente questo è il risultato finale e vediamo la foto molto bella, cioè molto esplicativa, che fa vedere tutte le fasi, ecco, tutte le fasi, dalla prima all'ultima. Si sta parlando del trucco solo del viso, ecco, del volto, poi dopo c'è tutta Esatto. la parte del corpo, come dicevi, che ci vuole 2 ore per far tutto. Sì, la parte del corpo, il trucco del corpo è meglio risparmiarlo perché è un po' un'agonia, quindi facciamo solo la parte della faccia che è Infatti, importante. c'è anche Chiara che dice complimenti, il trucco è fotonico e sei bravissima. Grazie. Allora, se avete anche altre domande, fate pure. Poi volevo rivedere alcuni due le copertine dei tuoi appunto dei tuoi video, perché sul tuo canale YouTube ci sono i video completi dei patterns, appunto, di come hai realizzato i tuoi pattern, e qua si vede anche, per esempio, mentre, ecco, una fase, mentre stai segnando appunto tutto il lecco e ce l'hai appoggiato sopra la testa, ecco, che ti fa da base. Quindi il canale, appunto, iscriviti al canale, sul canale YouTube è semplicissimo, Lili Cosplay, il nome è quello, quindi non vi sbagliate. E poi, se siete interessato ai patterns, sulla pagina Etsy, della piattaforma Etsy, sempre Lili Cosplay, anche quello, giusto? È la pagina Etsy, ecco, dove potete trovare i suoi patterns per realizzare questo lecco, ecco. Allora,
Volevo farti adesso andiamo verso la conclusione, volevo farti un'altra domanda. Quindi, come abbiamo visto, vederti così, già tutti i cosplayer che fanno dei personaggi che cambiano colore fanno effetto, cioè, voglio dire, non sono sicuramente anche il tuo cosplay di Isera, che comunque sei viola. O anche altri cosplayer che fanno, volevo citare appunto che è stata la nostra ospite anche insieme a Sonia nello speciale di World of Warcraft, come si chiama? Eligandia, che ha fatto l'orchestra ed era verde, quindi Sì. voglio dire, sono comunque dei personaggi che poi vi trasformate, perché voglio dire, vi imbruttite anche, però no, nel caso di Asoka no, è bella appunto, molto affascinante come personaggio. Però nel caso di un'orchestra, gli orchi non è che sono belli, ecco. Però è Ho una detto, trasformazione. Come? Sono belli, e chi ha dici? detto? Non si Ma offendono gli orchi. non si offendono, eh? No, vabbè, però voglio dire, No, vabbè, ci sta. un po' imbruttite, però sicuramente fanno effetto. E quindi, tu cosa ne pensi di come è venuto fuori alla fine questo tuo cosplay in generale? È sempre una domanda anche un po' magari scontata, però quando hai iniziato a farlo, immaginavi che ti venisse così? Non sei del tutto soddisfatta, vorresti migliorarlo o no? Cioè, e poi un'altra domanda che ti faccio dopo, cosa ne pensano le persone appunto se hai avuto degli riconoscimenti in particolare, alcune persone che ti hanno fatto dei complimenti o delle critiche, perché tra i maestri sono anche quelli che Sì, criticano. anche. No, beh, diciamo che quando l'ho iniziato non avevo proprio idea di cosa stavo facendo. Cioè, ho detto, che bello questo personaggio. Proviamo a fare i Leku perché è divertente. Poi magari se mi vengono bene ci faccio tutto il cosplay. E Ah, ho così capito, tu hai fatto il Lecco prima ho e poi hai detto intanto vorrei provare a fatto. fare Sì, quello e poi hai fatto. diciamo che mi ha spinto molto anche il fatto di fare questo personaggio, anche una ragazza che ho visto su Instagram, quando sai, inizia a piacerti un personaggio, vai a vederti quelli che hanno già fatto il cosplay per vedere loro come hanno fatto. Perché diciamo che secondo me un po' rubare con gli occhi ci sta, è un'ottima cosa. E allora mi sono imbattuta in questo profilo di questa tipa che faceva Asoka, che tra l'altro è molto famosa ed è molto famosa proprio per il suo cosplay di Ahsoka. E lei è una cosplayer della Germania. Adesso non mi ricordo come si chiama, comunque il suo profilo è Ashlas Workshop. E niente, io avevo visto sto cosplay di Ahsoka che aveva fatto lei, che era strepitoso. E quindi ho detto, beh, ma posso prendere ispirazione anche da lei, perché alla fine si tratta praticamente alla fine di prendere ispirazione da qualcuno, secondo me, perché se sei il primo a fare qualcosa è più difficile. Se hai già qualcuno che l'ha già fatto, diciamo che hai più possibilità di prendere spunto da quello che ha fatto lui. E adesso io non l'ho fatto meglio di lei, però molte volte quando prendi spunto da qualcuno puoi avere anche la possibilità di farlo meglio e correggere i suoi errori. Questa tipa è tipo 1.000 volte più in alto di me rispetto al cosplay di Ahsoka, però comunque ci sono anche quei casi là. Non mi ricordo più Invece, cosa volevo cosa hanno detto dire. altri commenti, adesso i giudizi delle persone invece che ti hanno visto, non so, nelle fiere, negli eventi? Beh, diciamo che ho ricevuto tantissimi complimenti. E davvero non me l'aspettavo, perché comunque questo cosplay è piaciuto davvero tanto. Non l'ho portato molte volte, purtroppo, l'ho portato tipo due volte, credo, in fiera. Quindi purtroppo non ho avuto la possibilità né di fare gare e appunto né di fare tantissimo. Però le uniche volte che l'ho portata ha sempre riscosso tantissimo successo ed è piaciuta veramente tanto. Appunto, l'ultima volta che ero andata in fiera, ero andata proprio ad una fiera apposta, tipo di Star Wars, che era il Deep Space, che non era un evento esclusivo di Star Wars, però era un evento del genere sci-fi, se non sbaglio si dice sci-fi. Sì, E penso di sì.
E quindi io volevo portare Ahsoka in quell'evento e far la gara, però quel giorno c'è stato un imprevisto e quindi non sono riuscita appunto a portarla. Però devo dire che per quel poco che l'ho portata sono già stracontenta così. Anche il Ovviamente rancore volevo è ammirato dalla tua bellezza, vedi che anche che lui dice, c'è guarda. la faccia tipo ah. E comunque sei soddisfatta, ecco, anche Non del dei... tutto. Non del tutto, perché comunque ci sono sempre cose da migliorare e mi piacerebbe magari più avanti riuscire ad avere le spade laser giuste, tra virgolette, le sue spade laser, però è una cosa appunto che dipende non tanto da me, ma più che altro dal budget, quello, perché appunto le spade laser sono molto costose. Però nel complesso diciamo che sono soddisfatta, sì. E poi hai avuto anche molto riscontro dai patterns che Sì, ed è quella hai secondo me una delle cose più realizzato. importanti. Appunto dei pattern dei Lekku, che hai avuto molte persone che hanno deciso di acquistarli per poi realizzarli, ma anche persone, si sta parlando dall'estero, cioè non solo persone Tutti, italiane. Eh quasi sì. tutti. Ce ne Ah, quasi tutti saranno, dall'estero. Ah. cioè, ci saranno tipo un 10% di persone italiane. Che hanno preso i Ah, pattern, la minor parte proprio. alcune anche le conosco e infatti gli sono molto riconoscente per questo, però alla fine la maggior parte delle robe che vedevo, degli acquisti tipo erano tantissimi dagli Stati Uniti, tantissimi. Certo. E poi è un personaggio che piace Sì. molto, ecco, molto iconico. È un personaggio moderno, cioè degli ultimi tempi, non è un personaggio di 20 anni fa, però è un personaggio che piace. Però nel tempo, se continua a piacere, potrà diventare, non so, come Terminator, o come quei personaggi evergreen, sempre che rimangono. Ho fatto un esempio che è diverso, però nel senso magari rimane iconico e piacerà sempre. Ecco. C'è una domanda di Angelo Bramante che dice: per realizzare tutto il resto del cosplay, quanto tempo ci hai messo? Dice. Allora, il resto del cosplay comprende il vestito, cioè quella specie di canottiera lunga a vestito. E alla fine il resto del cosplay è molto molto semplice perché a parte l'armatura ci sono dei pezzi di armatura tipo i bracciali o i parastinchi o la parte della cintura che ecco quelli sono fatti in foam con l'armatura. Per il resto è molto molto semplice, Sì. anzi vi dirò di più, la canottiera non l'ho fatta io perché comunque fare una cosa così particolare. Io non sono brava a cucire, Dal quindi lato quella l'ho cucito quello, acquistata. sì. Sì. Poi alla fine i pantaloni, lei ha dei leggings blu che qua non si vede, però alla fine sono talmente semplici che basta prendere un paio di leggings e sei a posto. Poi vabbè, ha i guanti sotto i parabraccia, ma neanche a dirli perché sono un pezzo di stoffa alla fine. E quindi la parte più sostanziosa alla fine era i Lekku e Pensa. l'armatura in foam. Ma non è che ci abbia messo tanto tempo, cioè per fare una cosa del genere posso metterci tipo un paio di settimane. Io ci ho lavorato con molta calma, quindi alla fine sono stata dietro sto cosplay per un anno, però ci ho lavorato tipo che ne so, alla sera quando avevo finito di lavorare o durante i weekend qualche volta, quindi ci sta insomma, Un non tantissimo. personaggio come Loki che fa la parte, il pezzo forte è la parte sopra, no? Questo, adesso non so come si chiama di Loki invece Beh, quelle corna. Loki ha un vestito che ciao Sarti, fatevi da parte, cioè, Sì, nel no, no, però senso, dico la ha un parte vestito però più che iconica è quella, poi i anche le sue corni. corna, i corni, sì. Sì, è vero. Non volevo dire che è stata una sbirciatina perché anche sul tuo canale YouTube c'è qualcosa anche inerente a quello, giusto? Anche inerente a Loki. Ecco, e Sì. magari prossimamente se vedremo, intanto vi anticipiamo che magari faremo qualcosa anche. Ci sono tanti i temi, i mondi No, sono tanti. Ivan, veramente non farmi parlare di Loki perché sennò vado avanti per una settimana. Ah, va bene. Ci ha raggiunto, eccolo, ci ha raggiunto. Buonasera, Giuliano Borghetto, fotografo Giuliano Ciao. Borghetto, organizzatore anche di eventi. Spero di vedervi presto, certo, anch'io, spero Stessa purtroppo cosa. questo
un periodo che è così, Ma sicuramente. per sogno appuntamento al Carnevale di Venezia. Ah, certo, magari tu sei di quella zona. Beh, Sì. perché non vai con Azoka, vai lì, fai Mi tutto sarebbe questo. piaciuto andare, però con questa situazione che c'è adesso non me la sento, sinceramente. Non avrei tutte le libertà che potrei avere senza restrizioni, quindi È chiaro, è purtroppo chiaro. risalto questa volta. Allora, rivediamo ancora qualche immagine da appunto il personaggio ispirato a questo, che è il personaggio del animato Clone Wars. E poi, qua la vediamo in questa action figure, che appunto si vede però tutta intera con le sue spade. E qua la vediamo interpretata dall'attrice Rosario Dawson, appunto per fare un breve recap di quello che mi ha detto all'inizio, che l'ha interpretata in una versione live action, ecco, sempre del personaggio. Ecco. Sì, sulla serie di C'è The Mandalorian. Mandalorian, ecco. Beh, Guerre Stellari, sempre Guerre Stellari. Star Wars non morirà mai, cioè è un universo Chiaro. che sì, è un universo che nei personaggi, però ci sono i personaggi che piacciono di più e quelli piacciono di meno, ecco. Adesso, per esempio, è uscito Boba Fett, vedremo Sì. un po' questa serie che, come andrà. Ecco. Sto Anche già lì c'è un guardando. personaggio femminile con i tentacoli, ecco, quello. Sì, lei è una Ecco. Twi'lek. Facci un pensierino, ecco, facci un pensierino a quel Ci personaggio, sarebbe che secondo me una potrebbe Twi'lek. essere. Ci sarebbe una Twi'lek che mi ha sempre fatto molta simpatia, però non è molto conosciuta perché della serie Ah. animata dopo di Clone Wars, cioè il seguito di Clone Wars praticamente, non è proprio il seguito, è una storia a parte, è Star Wars Rebels, dove c'è Ah, la sì. Ho Twi'lek Hera Syndulla, quella con i Leku verdi. Lei è bellissima, la capito. adoro, è tipo la mia Twi'lek preferita è lei. Ho capito. Vabbè, quella potrebbe essere anche quella un. Allora c'è Miriam che dice sempre, io sto aspettando la puntata sul cosplay di Slave Leila. Beh, anche quello è una versione molto D'estate però. iconica. D'estate. D'estate. Quella è una versione proprio dei vecchi tempi, che però tutt'oggi è famosa, quindi questo dimostra il personaggio quanto ha, cioè, diciamo, ha superato i tempi proprio quel personaggio. Ecco. E c'è arrivato Simone Trincanato. Ciao Sonia, se riesco Ciao. a farmi il cosplay di Obi-Wan, una volta ci facciamo cosplay in coppia. Ah, sì, il cosplay. Assolutamente. Eh sì, Guerre Stellari, Star Wars può ispirare tanti personaggi anche poi di fare coppie, anche fare in coppia Sì. perché. E Sì, poi ognuno può scegliersi perché anche un po' il suo personaggio che gli piace di più, non ce ne sono talmente tanti nel mondo di Star Wars. sì, ma poi è bello perché su Star Wars è talmente vasto l'universo che uno dice, beh, perché io non posso creare il mio personaggio originale di Clone Wars, cioè di Star Anche Wars, quello. scusate. Cioè, e Anche quindi tu quello. vuoi fare un personaggio originale di un Jedi? Puoi farlo. Vuoi fare un Sith? Puoi farlo. Vuoi fare una Twi'lek? Puoi farlo. Puoi fare tutto quello che vuoi. Volevo, prima di leggere il commento di Tommaso Balocchi, dato che continuano ad esserci parecchie persone anche in questo momento, volevo vedere subito un breve video Ah, simpatico. sì, Vediamo, bene, bene, vediamoti qua, guardiamo, vediamo, guardiamo. guardate che cosa combina Ahsoka. Allora, questo è un breve video, però spiegaci Era cosa stavi facendo lì, che sembravi un po' brilla. un po' difficile Praticamente da spiegare. No, eri sto sbarca scherzando. sarebbe Ahsoka che è sbarcata sulla Terra, no? E Sì, sta. perché cioè io mi sono immaginata, vabbè, Ahsoka magari negli episodi dove la interpreto io è sempre un po' seria perché sono gli episodi finali ed è tutto molto figo, guerra, robe così. Però comunque lei secondo me è un personaggio che sa come divertirsi, quindi io mi sono immaginata Ahsoka che arriva sulla Terra, ovviamente la Terra rigogliosa, piena di alberi, eccetera, come c'era lì nel parco,
E mi immagino lei che dice: "Oh mio Dio, non ho mai visto così tanto verde in vita mia!" E allora si mette tipo a saltellare in giro per il parco. Vedremo magari in futuro, oltre a foto, anche video, magari video di Ahsoka e altri personaggi. Vedremo un po' se ci saranno dei piccoli corti, magari visto che c'è stata la principessa Mononoke, che è una delle tue preferite, magari ci faranno anche altri brevi video. Ecco. Allora, Tommaso Balocchi ci dice, ho tanti commenti stasera, quindi ci stiamo Bene. seguendo con interesse. Il mistero, Twi'lek, le ragazze belle, i maschi brutti, tranne ora in Boba Fett. Boba detto, visto. Boba Fett, sì. È Boba Ah, Fett. perché dice adesso sono belli invece i maschi in quella serie? Sì, Non so, non la sto perché mi sono guardando, accorta quindi. anch'io di questa cosa. Ci sono proprio la prima volta che ho visto quella scena, ho detto: "Ma come? Ma wow!" Perché praticamente, effettivamente, a parte che di maschi Twi'lek ne facevano vedere pochissimi qualche anno fa, ma perché comunque magari la mentalità era un po' diversa 20 anni fa, le Twi'lek erano le schiave, quindi tutte femmine, perché sì. Invece su Boba Fett, non è uno spoiler perché tanto non è una roba che non c'entra quasi niente, però si vedono due Twi'lek, una maschio, cioè uno maschio e una femmina. Ed effettivamente il Twi'lek maschio è molto bello, fatto bene. Ed è strano vedere un Twi'lek maschio assieme a una Twi'lek femmina, tutti e due, diciamo, servitori. Perché prima facevano vedere solo servitori schiave e donne. E no, è stato molto carino perché appunto ti fa capire che, ah, aspetta, ma esistono anche loro. Cioè, i Twi'lek sono sia maschio che femmina. Comunque sì, mi è piaciuta Infatti, questa cosa. infatti. Sì. Allora, va bene, dai, direi che abbiamo visto veramente tanti, anche stasera, tanti spunti, e andremo avanti adesso ogni mese con altre puntate. Era un po', da un po' che non tornavamo, però siamo tornati. Andremo avanti poi con altri. Sempre prenderemo dal canale YouTube di Lily Coffee, prenderemo altri tuoi lavori. Quindi man mano, magari li faremo votare una volta, vedremo se Ma ci sì, sarà facciamo qualche, se votare, dai. avrete, se avrete delle preferenze. Un altro commento, Antonio De Palma dice, un'idea potrebbe essere trasformarsi nella regina Imika, l'antagonista di Gig Robot, saresti molto ammirata. Non Ne la ho tanti conosco questa. di cosplay che mi hanno proposto e di che alcuni ne voglio fare. Ne ho davvero tanti. Quindi chissà, magari un giorno, ma non è questo il giorno. Non è questo il giorno, sì. Citazione del Signore degli Le Anelli. idee Così a caso. sono sempre tante. Allora, ricordo il canale YouTube di Lily Cospe, quindi iscrivetevi al suo canale per vedere, oltre a questa puntata e le scorse puntate in collaborazione con me, con Duitnerd, anche tutti i suoi tutorial interi, ecco. Quindi ringrazio tutti per averci seguito e se c'è qualche ultima domanda, ecco qualche ultima domanda comunque di cose ne abbiamo dette volte, quindi Direi di sì. nel frattempo, mentre aspetto proprio le ultimissime domande, faccio rivedere le foto, alcune foto, ecco, che è di San Marino, che questa è proprio in una zona dedicata a Star Wars, che è stata allestita. Sì, era Ecco. la nostra postazione del nostro gruppo Star Wars Universe, di cui io faccio parte. E se non vado dicendo cavolate, quella è tutta roba, diciamo, attrezzatura di Amedeo Tecchio, che è, diciamo, l'amministratore del nostro gruppo. Quindi andateci a seguire anche sulla pagina di Star Wars Universe, Ah, chiaro. perché ci sono tanti cosplayer bravissimi e fantastici, e vado molto fiera di far parte di questo gruppo. Ok, ah perfetto, sì, non sapevo di questo gruppo, quindi Sì, non l'avevo mai specificato. andrò a vederlo anche io, sì. C'è allora un'ultima domanda, sono io che l'ho istigati, d'altronde poi le domande le fanno, no, c'è Chiara che ti fa ancora i complimenti, e poi c'è Grazie. Tommaso Balocchi che dice, che voto dai alla, beh, voto è un po' difficile dare un voto secco, però che opinione dai a Boba Fett della serie?
Non mi voglio sbilanciare perché appunto sono usciti soltanto due episodi. Oggi devo ancora vedere quello che è uscito oggi, quindi tre. Però mi sta molto piacendo per il momento. Per ora gli do un voto molto positivo, dai. Vediamo come va. Vediamo Va come va. bene. Allora, grazie a tutti, veramente siete stati parecchi stasera, quindi ringrazio ancora e alla prossima puntata che vi comunicheremo poi quando sarà, ecco, prossimamente, o verso la fine del mese, ma probabilmente sarà il mese prossimo, ecco, di solito facciamo una puntata al mese, però visto che per un po' di tempo abbiamo fatto una pausa, magari potremmo anche tornare un po' prima questa volta. Ciao anche a te Luca, ti stai salutando. Ciao Tommaso. Buona serata a tutti. Grazie per averci seguito. Grazie a te Sonia. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.